Caro Benedetto, io sono il più votato del centrodestra. Lei è stato surrogato dopo due dimissioni di due consiglieri comunali. Quindi il mio parlare chiaro con la gente. Vengo sempre eletto, sono stato sempre eletto in questi 10 anni. Quasi sempre il primo, se non solo con Forza Italia. Non fui il primo, ma in tutte le altre competizioni sono stato sempre il primo della lista dove ero candidato. Quindi io sono chiaro, ma sono chiaro con la gente e devo rispondere solo alla gente, perché la mia attività non è quella di ingiugiare sul marciapiede, la mia attività politica è quella di stare sul marciapiede, ma a servizio del cittadino, esclusivamente rispondendo in un incontro a Cassino. Questo non mi è stato garantito, anzi si è voluto fortemente ribadire che tutto sarebbe rimasto così com'era, come è stato, e siccome la città di Cassino ha bisogno così, non perché lo dico io, perché ha votato contro alla Camera, contro un sistema, e così come ha votato al Comune di Cassino contro una politica che non rispecchia più la volontà del cittadino e della provincia di Frosinone. Quindi, volendo loro continuare a tenere questi due piedi in una scarpa, io ho detto: vi ringrazio dell'invito che mi avete fatto. Ho detto: voi andrete avanti con il vostro simbolo, voi andrete avanti con la presenza in consiglio comunale di zero consiglieri comunali. Io rimango senza simbolo, ma rimango sempre colui il quale è stato il più votato del centrodestra a Cassino. E così è Ci finita sembra di la cosa. capire che non Quindi rinnoverà la io tessera di... non rinnoverò la tessera di Fratelli d'Italia nel 2022, sicuramente al 100%. Perché Non è stato voglio... lei a far cadere Ma l'amministrazione assolutamente d'Alessandro. no, ma anche perché avrei ammazzato anche me stesso. Cioè, voglio... Ecco perché dico che è follia, perché molti non hanno una memoria storica Ma molti dicono proprio perché forse e voleva soprattutto quando candidarsi lei. parlano senza contestualizzare il momento storico. Consigliere Angelista è rimasto senza parole. Beh sì, certo, io non conosco perfettamente, sicuramente non sono stato io. Tornano gli approfondimenti sui personaggi ed i trend topic della nostra zona. Ogni lunedì alle 21 le interviste di Leggo Cassino.